l'anno del gallo, si dice porti speranza. La comunità cinese festeggia il suo capodanno a Roma. Lo fa in una piazza del popolo gremita, da una parte stand per promuovere gastronomia e turismo, dall'altra un grande palco destinato ad accogliere spettatori, coreografie ed esibizioni per circa 2 ore. Quest'anno festeggiamo l'anno di gallo. Il capodanno cinese è un simbolo di un inizio di speranza. Siccome in Cina cultura noi c'è 12 animali, ogni 12 anni un giro, questo anno toccare nuovo anno di gallo. Quindi l'ambasciata cinese in Italia loro organizzare questo festivo per scambiare cultura tra cinese e italiano. E gallo è un buono animale, significa che noi questo anno possiamo fare tanti lavori, tanti soldi, ok? Auguri pure anche per tutti gli italiani. Un evento che ha visto la presenza di molte autorità impegnate nella reciproca conoscenza tra due culture millenarie. In prima fila, accanto all'ambasciatore della Repubblica Popolare di Cina a Roma, Liu Ruiyu, e i rappresentanti diplomatici di diversi paesi asiatici, il sottosegretario ai beni culturali Dorina Bianchi. Le due culture si incontrano in Italia, a Roma, in questa bellissima piazza. Il lavoro di cooperazione tra l'Italia e la Cina è molto importante ed è antico. Siamo tre paesi che dal punto di vista culturale ci possiamo definire due superpotenze. Sicuramente l'Italia e la Cina sono i maggiori detentori nel mondo di beni UNESCO. È molto importante la visita del presidente Mattarella a febbraio in Cina e la firma di questo forum della cultura che partirà con il presidente. Noi abbiamo come Ministero dei Beni Culturali e del Turismo iniziato una collaborazione per il gemellaggio dei siti UNESCO, c'è una collaborazione per quanto riguarda l'archeologia tra i nostri due paesi e indubbiamente nel forum sul turismo che c'è stato a Pechino è stato molto importante ribadire appunto la conoscenza attraverso il turismo tra Italia e Cina, anche perché è portatore sicuramente di pace. Dal canto suo, il sindaco di Roma, Virginia Raggi, in un breve saluto alla platea, ha rimarcato l'intenzione di volere migliorare le condizioni di vita nei quartieri con una forte componente di cittadini cinesi. Ma la grande protagonista del pomeriggio, grazie al programma curato dall'Istituto Confucio di Roma, è stata la cultura cinese nelle sue tante sfaccettature. Una speciale attenzione è stata prestata alla promozione delle scuole di arti marziali, il cui profondo significato è stato esaltato dalle spettacolari performance sul palco. Piace molto le arti marziali perché sicuramente sono conosciute, anche i vostri film sono famosi nel nostro paese ed è importante, è molto bello vedere oggi festeggiare il Capodanno cinese a Roma in questa bellissima piazza che fa conoscere, anche permette la conoscenza agli italiani della vostra antica cultura. Oggi abbiamo visto sul palco un italiano che parlava cinese e una cinese che parlava italiano. Qui abbiamo anche una
bellissime esperienze di scuole dove si insegna il cinese, sono in collaborazione proprio con l'Istituto Confucio che è anche presente qui a Roma, e credo che sia importante la dimostrazione che i nostri due paesi hanno un'attività culturale che va veloce e cresce sempre di più. Non solo, i tanti romani e turisti presenti hanno avuto la possibilità di conoscere meglio la grande tradizione cinese di acrobati e circensi. Coloro a cui questo Capodanno ha messo in testa l'idea di volare al più presto nel Paese del Dragone. Nell'area stand sono stati aiutati dalle agenzie e dai tour operators presenti a capire quanto la Cina si avvicina. L'itinerario classico è quello che prevede Pechino, Xi'an e Shanghai. Poi ci sono anche delle alternative in cui inseriamo Guilin oppure concludiamo l'itinerario più richiesto anche nella città di Hong Kong. La Cina classica, però adesso stanno scoprendo molto anche una Cina, la Cina enorme, più grande dell'Europa, quindi tipo Zhuzhego, regioni nel centro oppure al confine col Tibet, tipo il Sichuan, dove sono tutti terrazzamenti, risaie. Sono viaggi accessibili, ci sono anche offerte su diverse categorie di hotel, da una categoria standard fino alle categorie deluxe, quindi per tutte le tasche. La comunità cinese è una delle più numerose a Roma e la sua ambasciata ha rapporti consolidati con le istituzioni romane. E sembrerebbe che anche altre rappresentanze vogliano seguirne l'esempio in futuro. Very impressive. È una cosa molto emozionante. È una specie di spettacolo istruttivo. Può essere una buona occasione per apprendere la cultura asiatica rimanendo in Italia. From Italy here. We are thinking to arrange. Stiamo pensando di organizzare lo stesso tipo di iniziativa in Italia, in particolare a Roma. Questo è il Capodanno cinese e noi abbiamo un Capodanno simile in aprile. Speriamo di avere un buon programma per l'occasione. We are hoping that we will arrange a good program here to celebrate our New Year's Day. Una festa di primavera, organizzata con cura e precisione. Nella capitale, celebrare il Capodanno cinese è già una consuetudine e lo sarà sempre di più.